Bentornati a tutti qui con i Maniaci del Gaming. Oggi vediamo un po' come fare una run, come approcciarsi al gioco in varie maniere e vediamo un po', magari vi parlo anche di cosa fare dopo aver fatto il livello 80, ok? Allora, partiamo subito senza indugio perché qua le cose sono tante, purtroppo c'è poco da raccontarci. In questo caso mi trovo qui perché è dove è iniziata la mia avventura, ovviamente dipende dalla razza che selezionate all'inizio. Quindi, come prima cosa vi posso dire sicuramente, senza perdere tempo, di fare la storia principale per due motivi fondamentali. Uno per l'exp, l'altro invece perché vi farà scoprire la mappa principale di Tyria, bene o male, tutta quanta, e questo vi porterà avanti per il World Completion, ok, che è molto molto importante, fare gli Hero Point e i Waypoint, perché vi danno un sacco di esperienza in poco tempo, mentre invece i cuoricini e via dicendo vedrete che comunque scalano veramente male, nel senso che all'inizio dell'avventura sono veramente buoni, andando avanti vedrete che fare i cuoricini non conviene più di tanto, ok? Quindi fare le varie mix, quelle dedicate. Quindi, dopodiché, vi posso dire invece di fare i world boss, che se non sapete dove spawnano, come spawnano, perché spawnano, andate a vedere lo scorso video che si parla di timing event, dove ci sono i vari world boss, più gli eventi, quelli meta, e per meta si intende dove c'è gente, ok? E neanche tutti, perché ce ne sono un paio dove non c'è mai un caspita di nessuno, non ho capito che meta è, mentre invece ce ne sono altri di molto più interessanti dove non c'è mai un'anima viva. Boh, vabbè, cose strane, ma di questo ne parleremo poi. Farò infatti ve lo anticipo, un video dedicato ai i best drop, quindi quali danno il best drop, e non sono solo quelli elencati nei timing event, ce ne sono altri che danno oggetti veramente veramente di valore, e infatti quando io vado a farli personalmente trovo soltanto Mastery Cup, quindi gente che ha 275 Masteries o 283, dipende se ha fatto i raid o meno per sbloccare le ultime 8, e quindi capite che è una cosa che non sanno tutti, perché ovviamente c'è gente che gioca da un po' ed è andata a controllare, ok? Ma di questo lo facciamo anche il video di questo, e comunque c'è sempre comunque poca gente lì perché per ovvi motivi. Allora, quindi, mappa principale, World Boss, Hero Point, Waypoint. Un altro suggerimento che vi posso dare è di provate, a seconda della mappa che vi trovate, di farmare i mob quelli neutrali, quelli con la scritta in giallo, per farvi capire, o color oro, come cavolo volete, come li vedete. Io magari sono anche un po' daltonico, quindi che caspita ne so, non me l'ha detto nessuno. E provate a farmarli, perché io per esempio mi sono accorto in alcune mappe, adesso mi viene in mente Bloodline Coast, dove ci sono stato un pochetto, che davano più esperienza rispetto ai mob, quelli normali, nemici. Ok, quindi sto parlando per esempio dei Moa, di quei caspita di che sembrano i Chocobo di Final Fantasy rifatti, oppure le farfalline, insomma, avete capito, quei mob lì. Quindi fateli e vedete un po' se vi danno più esperienza rispetto ai mob, quelli normali. In più, un altro consiglio che vi posso dare: non restate sempre fermi in una zona a farmare, perché l'exosp scala in maniera negativa, quindi spostatevi sempre, dopo un po' vedrete che cala, quindi spostatevi. Poi, un altro piccolo suggerimento che vi posso dare, questo dipende più che altro all'inizio, perché qui stiamo parlando dell'inizio, non stiamo parlando di altre, cioè livello tipo io adesso. All'inizio, a seconda del PG, ci sono PG dove è più facile fare questa cosa, PG dove è più difficile fare questa cosa, tutto questo è relativo alla classe che scegliete, quindi necromante, mesmeric, engineer, warrior, guardian, e via dicendo, ok? Avete capito? Io ad esempio con il necromante, quindi con i minion che tankavano per me, mi potevo permettere di fare una cosa molto interessante, andare a farmare i nemici, quelli di livello più alto del mio, ma anche molto più alto del mio. Mi pare, se non mi sbaglio, che potete farmare fino ai mostri di 9 livelli più alti del vostro, ok? Dopodiché diventano immuni al vostro danno, ok? Non me lo ricordo più perché ovvio, cioè, non me lo ricordo, raga, non me lo ricordo. Comunque, andate a vedere, provate, e se riuscite vedrete che quelli di livello più alto del vostro vi danno un sacco di esperienza. Vedete un po' anche, soprattutto, quanto ci mettete a farmarli e quanto esperienza
ottenete, quanta esperienza ottenete rispetto ai vostri mob, quelli del vostro livello, ok? Quindi fate un paragone, se vedete che conviene, li fate in fretta e tutto il resto, fateli, se no tornate ai vostri mob. Oltre questo, dopo aver completato la storia principale, che oi raga, o piace, comunque se piace piace, se non piace non piace, però utile, ve l'ho detto, tanta esperienza, otterrete dei reward carucci. E mi tengo su carucci non di più, come ad esempio otterrete un equipaggiamento alla fine esotico, randomatico perché comunque è tutto a caso, però che potete equipaggiare, dei vari boost che invece sono interessanti sempre da utilizzare quando fate l'avventura principale perché raddoppierete quell'esperienza, quindi top over the top, world completion. E dopodiché un altro consiglio che vi do è: quando poi raggiungete l'80, io vi consiglio di raggiungere l'80 perché vi rovinate il gioco, ok? Se invece non ve ne frega niente, comprate direttamente un'espansione, avrete l'instant ticket a livello 80 e vi passa la paura. Come prima espansione, cosa vi consiglio? Vi consiglio sicuramente Path of Fire, perché l'accesso alle mount che ci garantisce Path of Fire ci farà sembrare Heart of Thorn una vera e propria passeggiata nel bosco, ok? Veramente, ragazzi, ci sono delle robe intricatissime all'interno di Heart of Thorn, cioè passaggi sotto, otto piani giù sotto, con le mount, ah, è veramente una roba, un paradiso farlo con le mount. Cioè farlo senza mount, ragazzi, ve lo sconsiglio vivamente perché perdete un sacco di tempo che invece guadagnate avendo le mount. Quindi Path of Fire, stessa cosa qui. World Boss qui non ce ne sono. E qui possiamo parlare più che altro delle bounty che sono abbastanza interessanti, anche alcune soprattutto per il possibile loot. E qui vi consiglio le leggendarie, ok? Poi vedremo in un video dettagliato i best drop e quali, da quali poi, perché non è che tutti quanti danno il top over the top. Comunque, qui vi consiglio di fare anche qui avventura principale. Finirla tutta quanta, tanta esperienza, Hero Point, Waypoint, Bounty, ok? Tutta quanta così, anche le Living World, quindi tutte le varie mini espansioni che sono uscite, l'ultima è questa qua, dove caspita è finita, non la vedo neanche più, niente l'ho persa, eccola qua, Thunder Speak. Poi di passare a Heart of Thorn, questo lo so, purtroppo vi spezza la storia principale, per chi è appassionato della storia principale e vuole seguirla. Però ragazzi, se dobbiamo parlare della run, dobbiamo comunque tenere in conto la questione mount. Quindi poi, Heart of Thorn, tutto Heart of Thorn, le varie Living World, e poi dopodiché voi direte, e mo che faccio? Ora ne parliamo. Intanto però vi devo dire, perché qui stiamo parlando del PvE, dobbiamo parlare comunque del PvP, vi devo comunque anticipare qualcosa, perché fa parte comunque della run. PvP, PvP. Il PvP si divide in due parti. Si divide in PvP classico e il PvP, perché si comunque sempre player versus player, ok? Di world versus world, ok? Allora, qui avete un accesso del PvP a livello 2, quindi da livello 2 potete fare PvP e da livello 60 in poi potrete accedere a world versus world, ok? Perché ne parliamo? Per questo motivo. Perché oltre a fare i relativi PvP World vs World e quindi guadagnare livelli e quindi comunque altri reward e altro tutto di cui parleremo nei video dedicati a ciascuno dei due, ok? Quindi queste altre cose qui, possiamo parlare invece dei reward track, che è quello che ci interessa maggiormente. Perché stiamo parlando di reward track? Perché nei reward track, sia di PvP che World vs World, andate a controllarli. Nei reward track troverete i tomi della conoscenza. I tomi della conoscenza sono questi aggeggi qui. In questo caso nel mio inventario ne ho 4. Che cosa fanno questi affaracci qua? Hai tutti i PG su cui vengono utilizzati di livello inferiore all'80, ci faranno guadagnare istantaneamente un livello. Altrimenti guadagneremo una Spirit Shard, che invece serve per il crafting leggendario. E di questo poi ne parleremo
parte. Quindi selezionate bene il reward track, assicuratevi di avere i vostri tomi della conoscenza, perché comunque, in ogni caso, anche se voi avete portato all'80 il vostro PG in un modo o nell'altro, questi vostri tomi della conoscenza non sono soulbound, nel senso che non è che se li avete su un PG non potete portarli sull'altro PG, ok? Li mettete nella banca e li trasferite sull'altro PG e portate all'80 un altro PG senza neanche giocarlo una volta. Una volta che è l'80 potete comunque sfruttarlo in vari modi. Io per esempio ho portato tutti e cinque i miei personaggi all'80 e non, alcuni di questi non li ho giocati una volta in PvE, alcuni di questi li ho giocati soltanto in PvP e basta, quindi con le varie build, altri personaggi, molto bello, molto bello. In più un'altra cosa, assicuratevi che o nella chest finale o come vedete qui graficamente ci siano i Mystic Clover, perché questi sono utilissimi, anzi utilissimi, sono necessari per il crafting leggendario, ok? E di questo comunque ne parleremo poi a parte. Assicuratevi che ci siano qui graficamente o nella chest finale ci sia scritto Mystic Clover. Noterete sempre due, a prescindere, non ce n'è uno che ne dà di più. Però assicuratevi di selezionarli, perché io, per esempio, non me l'ha detto nessuno, avevo questo affare qui selezionato, l'ho fatto 275 volte e personalmente non mi serviva a un cavolo. Questi reward track dedicati ad altre cose servono proprio per altre cose. E vabbè, e di questo poi ne parleremo a parte. Io vi posso soltanto consigliare questo, non questo proprio quello che stiamo vedendo, comunque questo, che ci siano dei Mystic Clover alla fine. E invece in World vs. World, sicuramente come primo reward track da fare almeno una volta, quello con la Gift of Battle, perché anche questa è necessaria ed è l'unico modo in tutto il gioco per ottenerla, per poi andare a craftare leggendari. Ok? In più serve anche per le armature, insomma, serve per un botto di roba. Quindi tecnicamente dovreste farlo tipo a spam, questo, cioè proprio uno dietro l'altro, senza pensarci a World vs. World. Ok? Questo ve lo dico perché non me l'ha detto nessuno, mi sono trovato a fare, vedete anche qua ce l'ho ancora, questo qui 275 volte sia da una parte che dall'altra, e è stata una perdita di tempo. Per selezionarlo, ve lo anticipo, fate così, tac, lo selezionate, ci sono quelli ripetibili, attivo, e quelli poi non ripetibili, tipo questo qui non è ripetibile, vedete che non compare niente, però compare attivo. Stessa cosa di qua, non cambia niente. Io riseleziono subito questa perché se entro in World vs. World con l'altro PG e farmo un altro reward track, impazzisco, perché poi me ne accorgo dopo. Allora, niente, detto questo, un'altra cosa da dire è sempre dedicata al World vs. World. E l'ultima cosa che vi anticipo riguardo a questa: entriamo in una delle mappe qualsiasi, una di queste va bene, non cambia, perché stiamo andando a cercare un NPC particolare. Questo NPC ci fornirà un servizio interessante, perché forse voi non lo sapete, ma quando entrate in PvP voi avete tutte le vostre specialization e comunque le skill sbloccate in automatico senza aver fatto gli hero point, ok? Tranne per le elite specialization, perché le elite specialization si sbloccano ovviamente comprando le espansioni, quindi a ogni elite specialization c'è una relativa espansione, quindi andate a controllare se avete delle cose particolari, insomma, volete sbloccarne una, l'altra non ve ne frega niente, insomma, dipende un po' da come volete giocare, ok? C'è questo ragazzo qui, ok? No, Heroes not a real hero. Cosa succede? In World vs. World, a differenza del PvP, non avrete le vostre skill, specialization, specialization sbloccate, ok? In automatico. Questo è fatto in PvP per cercare di pareggiare un pochino le situazioni tra i vari personaggi, cioè tra i vari personaggi. Mentre invece in World vs. World ve li dovete fare per ogni PG tutti. Ok? Quindi cosa succede? Hanno detto: va bene, però gli diamo un aiutino. Questo ragazzo che cosa vende? Vende questi oggetti qui. Questi oggetti qui sono dei veri e propri hero point istantanei, randomatici, ognuno è dedicato a una sezione. Questo è dedicato, diciamo, a Path of Fire, questo è dedicato a Heart of Thorn, questo è dedicato alla mappa principale di Tyria. Ok? Quindi cosa succede? Guardiamo qui, 344 punti non spesi di Hero Point, che servono ovviamente per sbloccare le vostre skills e tutto il resto, e le varie build. Cosa succede? Io ne compro uno con i testimoni che ho offerto, lo compro anche se non mi serve ovviamente, perché ne ho 344 non spesi, quindi lo compro per la gloria, insomma. Lo compro con i testimoni offerti. Questi si accumulano giocando a World vs. World. Adesso non vi anticipo nulla, però
su come si prende tutto il resto, si prendono dalle chest, dalle robe, insomma, le ottenete, ne ho ottenuti veramente tanti. Io ho fatto altri 2 o 3 PG al top di specialization e tutto il resto, cioè soltanto giocando a World vs World con questo circo qui. Quindi capite che si fanno. Quindi prendiamone uno. Tac, vi compo, caspita, vi comparirà così, l'avete comprato, vi comparirà nell'inventario come oggetto consumabile. Lo utilizzate, ora volevo far vedere anche più o meno quanto davano. Questi qui della mappa principale di Tyria, lo sapete, danno poco. Questi qui infatti costano di più proprio perché da 344, vediamo quanto passiamo, a 354. In questo caso è letteralmente un 10 Testimonial Fear per 10 Hero Point. Ok, li consumate, tac, e poi vi sbloccate le vostre skill cliccandoci sopra, ok? Quindi veramente veramente molto utile per tutti quelli che una volta che sono entrati in World vs. World, c'è gente che gioca solo World vs. World, c'è gente che gioca solo PvP, c'è gente che gioca PvE, io gioco tutto, ovviamente, e quindi risulta veramente veramente interessante. A questo punto, detto questa particolarità qui, che mi servirà comunque per la run, per fare gli altri PG, per preparare il PG per World vs. World. Io per esempio ho preparato il PG per World vs. World con la sua build, ho preparato il PG PvP con la sua build e tutto il resto la sto anche definendo, perché io purtroppo, ecco questo ve lo dico, su internet sì ci sono le build, però vi dico la verità, la maggior parte sono build da cioccolatai, nel senso che lasciano il tempo che trovano, ok? Non proprio tutte, qualcuna invece è veramente interessante, altre invece sono un po' così. Quindi personalizzate la vostra build, piuttosto fate 200 battaglie prendendo schiaffi, ma alla fine alla 201 avete la vostra build, sapete come giocarla, sapete quello che vi serve e andate alla grande, ok? Allora, detto questo invece passiamo ad altro, perché direte, ma il gioco non si ferma qui, ci sono le mastery point. Le mastery point c'è poco da dire. Per quanto riguarda le Mastery Point, sono in tutto 8 in più di quelle che vedete. Le ultime 8 si sbloccano con il completamento di un raid. In questo caso è l'unica cosa che mi manca, purtroppo. Sì, ho già accumulato 5 su 8 Masteries, che comunque le raccolgo, le ultime le posso raccogliere anche adesso, per dirvi, non è quello il problema. L'unico problema è trovare un buon team per fare il raid. E su quello purtroppo ho provato, ma è stata una carneficina, quindi purtroppo il raid è un po' complicato. Quindi io adesso sto formando un team per fare il raid con altri giocatori, e una volta che ho trovato il team poi faccio tutti quanti i raid uno dietro l'altro e via, passa la paura, ok? E poi anche se facciamo anche dei video in italiano, perché ho visto che ci sono dei video per imparare a fare i raid, che mamma 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 mia, da paura, cioè non si capisce un cavolo. Quindi vediamo un attimino di farne spiegati in italiano soprattutto, ecco, quello è importante. Quindi per quanto riguarda le masteries non c'è un trucco, nel senso che l'unica cosa che vi posso dire è di sfruttare il fatto che esistano, no, ho sbagliato sezione, che esistano le masteries inside. Dove caspita sono? Ci sono dedicate sia per la mappa di Tyria, sia per l'espansione di Path of Fire, sia per l'espansione di Heart of Thorn. Queste Masteries Inside sono proprio delle Masteries che andate fisicamente a raccogliere sul posto. Non, cioè le fate in mezzo secondo, andate sul posto, le raccogliete, proprio restate fermi 2 secondi canalizzandole, ce le avete, ok? Quindi sono le più facili da fare. Oltre a queste, le otterrete altre facendo anche la storia principale, quindi avete capito che storia principale, ragazzi, fatela. Anche delle Living World, quindi fatela, 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 fatela. Ne otterrete di più rispetto a quelle che otterrete normalmente, completando al 100% le varie, diciamo, avventure della storia, magari facendo qualcosa di particolare. Dove caspita sono? Volevo farvi vedere qualcosa e io mi perdo sempre in questa sezione, ve lo dico veramente, mi perdo alla stragrande, non, è più forte di me. Ecco, Path of Fire, mi pare che no, vedete, ho sbagliato ancora, lasciamo stare. Comunque, vi dico che completando al 100%, sempre secondo gli achievement e tutto il resto, o comunque completando le basta, otterrete un tot di masteries, quindi è utile anche per questo. Oltre a quello, cosa vi posso dire per le masteries? Niente, andate qui negli achievement, spulciate come i pazzi e vedete voi quale vi garba di più, nel senso che
Ehi, vi piace fare, non so, il jumping puzzle? Ecco, vi racconto questo giusto perché ho appena visto un chiodazzo qui che mi proprio, io sono negatissimo. Infatti, i jumping puzzle o li faccio come si suol dire da beater, nel senso che sfrutto tutti quanti i punti morti del gioco per arrivarci in qualche modo. Oppure è un casino incredibile. Di questo potrei fare anche una serie dedicata ai jumping puzzle perché li faccio. Ce n'è uno che comunque è un chiodazzo che non riesco a saltare. Cioè, ho provato, c'è un modo per saltarlo tutto, ma non funziona perché hai bisogno comunque di avere dei checkpoint. E sto parlando di Skip Up the Vulcano, se qualcuno l'ha già sentito io dicendo, per me è tipo un chiodazzo infattibile, lo devo fare purtroppo, adesso sto impazzendo. E comunque, quindi detto questo, vedete voi cosa fare, se vi piace di più una cosa fate quella, se vi piace più un'altra fate quella, se anche una cosa è più vicina al completamento magari la fate, perché giocando l'avventura principale, oltre a portarvi a livello 80, ok, l'avventura principale della mappa di Tyria, questo vi farà anche tanti achievement senza che voi ve ne accorgiate, ok? Quindi utili anche per questo, Non solo, diciamo, per capire bene il gioco, ok? Quindi sono utili per tanti motivi, la storia principale, fare il livello 80 senza il boost diretto a livello 80 e poi fare le espansioni nel Living World, è importante anche per questo. C'è tanto, tanto, tanto altro da dire che in questo momento, se voi inizio a raccontare non finiamo più. Quindi passiamo avanti, oltre questo, il Land of Game, il famoso cosa fare dopo che hai fatto tutto il circo. Beh, allora, prima cosa, per fare tutto il circo, sinceramente, penso che ci vogliono un bel po' di anni per fare tutto il circo. Quindi, perché ho visto dei video che io, mamma mia, vabbè, in questo caso di cosa vi posso parlare? Vi posso parlare dei raid, ovviamente, da fare, ok? Che servono per il crafting sempre leggendario. Vi posso parlare dei fractal, che sono quelli dei dungeon che sono accessibili solo da qui all'interno di Lion Search. Dal livello 80 in poi c'è un trucchetto per portare gli amici all'interno, tipo voi siete livello 80, avete l'amico livello 30, 40, lo mettete in party con voi ed entrate, entrerà anche lui, anche se non potrebbe entrare, però non potete listare negli LFG il vostro party, ok? E io ho provato solo con una persona, quindi non so se potete fare full team o comunque solo uno livello 80 e gli altri livello inferiore ad entrare, però uno livello 80, che in questo caso ero io e un altro, siamo entrati, gli ho fatto fare due o tre fractali primi che potevo fare da solo praticamente, e quindi li ho fatti da solo. Lui praticamente seguiva, si è divertito, gli sono piaciuti. Era giusto per fargli rivedere, anche perché li dovevo fare anch'io. Era un party proprio casuale al massimo. E niente, i fractal, i dungeon sono da fare. Come vi ho detto, i vari raid, ok? Poi sicuramente War vs War e PvP. Questo, diciamo, è il vostro poi endgame, ok? Quindi una volta che finite sicuramente il PvE dovete per forza fare comunque poi il PvP e anche di conseguenza comunque chi ha fatto il PvP deve comunque fare il PvE. Uno non esclude l'altro, ok? Tranne per quella storia lì dell'esperienza con i Tomi, del livello 80 e via dicendo, ok? Che vi ho appena raccontato, però uno non esclude l'altro, ok? Anche qui non mi addentro nelle situazioni sui dungeon, ne parleremo poi, parleremo dei vari T1, T2, T3, T4, della difficoltà, via dicendo. Parleremo dei reward, dei daily reward che sono veramente veramente interessanti. Dal T3 in poi diventano da fare, insomma, li fate daily. Io adesso me li sto bruciando giornalmente questi reward per fare altro, però andrebbero fatti giornalmente, andrebbero veramente fatti giornalmente. Quindi, detto questo, mi pare che non ci sia più niente da dire, e niente, per quanto riguarda il resto, tutte le varie particolarità io dicendo le racconterò in un prossimo video. Detto questo, vi saluto e ci vediamo qui con i Manici del Gaming alla prossima puntata. Ciao a tutti!